Edizione straordinaria. Siamo in diretta. Grande, Buonasera, sì. grande. Buonasera, buonasera a tutti, carissimi amici. Siamo qui per voi stasera, dopo l'ordinanza sindacale 64 del 2020, quella che riguarda la chiusura della scuola per l'infanzia. È doveroso dover fare un po' il punto della situazione, quindi fare un comunicato stampa sarebbe stato davvero un comunicato stampa troppo troppo lungo. Sono in compagnia dell'altro consigliere comunale Marco Abruzzese, Buonasera. che con me ha sviscerato un po' tutta la questione sulla questione sicurezza e sulla legittimità o meno del decreto sindacale. Aspettiamo che si colleghino un po' i nostri amici. Che dire, mi dispiace per l'orario, però capirete che anche noi lavoriamo e quindi la questione l'abbiamo potuto affrontare un po' alla chiusura del nostro studio professionale e quindi ci siamo un po' dedicati a tutta alla normativa inerente alla sanificazione, quindi l'igienizzazione degli ambienti che sembra la stessa cosa, ma in realtà non lo è. Intendiamo che altri amici si colleghino, in modo tale che possiamo dare un quadro generale della questione. Partiamo dal presupposto che ieri, nella giornata di ieri, prima che uscisse il DPCM di Conte, l'amministrazione di Trento Lucenta, senza interpellare in alcun modo anche i consiglieri comunali. Marco, sei stato interpellato Assolutamente tu? No, perché pensavo che forse solo io non ero stato interpellato. Quindi né io né Marco, ma penso anche altri consiglieri di minoranza, non siamo stati interpellati su una questione delicatissima per la nostra città, ovvero la chiusura delle scuole per l'infanzia per fino una a sempre. settimana. Per una settimana. Fermo restando che il sindaco non è tenuto ad avvisarci e quindi può in maniera insindacabile operare questo tipo di provvedimento, penso che in un contesto di coordinamento e di distensione dell'attività politica, almeno un consulto per renderci edotti di ciò che stava per accadere fosse stato il minimo, però ci diamo conto che a parlare siamo tutti bravi, poi nei fatti siamo veramente pochi quelli che hanno una visione d'insieme. E quindi su questa visione abbiamo oggi voluto iniziare a capire se al di là della legittimità del provvedimento, stamattina siamo andati al comune e abbiamo notato che il sindaco aveva ricevuto più una delegazione di mamme, persone del settore, tutto in maniera naturale, non organizzata, quindi ben vengano i confronti. E in quel confronto abbiamo esplicitato anche noi la nostra, abbiamo detto ci aspettavamo quantomeno un confronto sul tema, anche perché essendo Collaborativo e costruttivo. collaborativo e costruttivo, dici bene Marco, anche perché faccio entrare. Noi per la questione del Covid Ci ci distanziamo. distanziamo, Marco sta lì, io non riesco a parlare con la mascherina, quindi resto distanziato da Marco, ma con la mascherina mi viene l'affanno. Allora, dicevo che stamattina ci siamo visti e abbiamo notato che c'era questa riunione lì in biblioteca con delegazioni di mamme che erano lì andate. Carissima Antonietta, ciao. E niente. Abbiamo espresso il nostro dissenso a un modus operandi che non ci piace. Un'amministrazione che guarda al futuro deve tenere in considerazione le minoranze per renderli edotti su ciò che sta accadendo, perché prima di essere minoranza noi siamo consiglieri comunali e rappresentiamo comunque 1.800 persone, al di là. Fermo restando che mi sento di rappresentare tutta la comunità di Trento Lucenta, ma se volessimo solo guardare chi ci ha votato, rappresentiamo comunque il 17% della società, della comunità, quindi andremmo in un certo modo informati sulla questione. Piacere mio che ci seguite, Maurizio, alla grande.
Allora, stavamo dicendo, l'ordinanza che poi è stata oggi pomeriggio è stata pubblicata sull'albo pretorio, sul sito ufficiale del comune, ha ad oggetto la chiusura temporanea della scuola statale, comunale e ogni, di ogni ordine e grado. Vabbè, di ogni ordine e grado, io vorrei solo ricordare che al di là della scuola dell'infanzia già c'è un decreto da parte del Presidente della Regione Campania che ha chiuso le scuole, quindi è in più. Però andiamo a soffermarci su quello che poi ci interessa, che è il... è quello che poi oggettivamente va a disciplinare la nostra giornata. Noi ieri ci siamo trovati con questo comunicato e stamattina abbiamo parlato con, abbiamo molti di voi si sono trovati nella difficoltà di accompagnare i figli a scuola, ma oggi pomeriggio esce l'ordinanza numero 64/2020 che vabbè, elenca tutta una serie di la normativa, la tutela della salute pubblica, verificato che agli atti degli uffici comunali non esistono certificazioni attestati di sanificazione operando presso i nidi e gli asili nidi privati. Bene, questa parte, il fatto degli atti degli uffici comunali non esistono certificazioni e o attestati di sanificazione operando presso gli asili nidi privati, è una cosa che non è prevista dalla normativa. La normativa, cari amici miei, non prevede la sanificazione, ma l'igienizzazione. E per farlo, credetemi, ci è voluto un bel po' di tempo. Cioè, siamo andati a prendere il protocollo. Questo è il protocollo del 6 agosto, vedete la data, è del 6 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione. C'è il protocollo, perché non è che lo diciamo solo a chiacchiere, questo qua è il protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi per i bambini del 06 anni, ok? E in entrambi andiamo a vedere quando si parla della pulizia degli ambienti, allora... Qui c'è pulizia dei luoghi e delle attrezzature. Leggete? Pulizia dei luoghi e delle attrezzature. Ecco, quando si fa riferimento all'ambiente, perché le aree di ristoro è immensa, gli spazi per il sonno, i servizi igienici e gli spogliatoi, c'è tutto quello che deve... L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o in maniera puntuale e da necessità in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. Quindi si parla di igienizzazione, ok? Quando si parla di igienizzazione, che succede? Che anche noi possiamo igienizzare gli ambienti. Che cosa ha fatto l'amministrazione? Nel verificare i presupposti, il nostro sindaco ha scritto che non ci sono certificazioni o attestati di sanificazione, ma non c'è la necessità. La norma è chiara. Io non necessito di avere il certificato di sanificazione dell'ambiente. Io devo attestare, devo avere un cronoprogramma dove mi devo preoccupare di igienizzare il tutto. E questo perché? Perché questo qua è il protocollo con il Ministero dell'Istruzione che dice la stessa cosa, ok? Cioè il materiale da utilizzare, ma entrambi i protocolli a che cosa si rifanno? Si rifanno a questa circolare del Ministero, ok? Ministero della Salute del 22 febbraio 2020. Cioè la circolare che prima del lockdown, nella quale si va a stabilire esattamente qual è il protocollo da seguire. Quindi noi oggi, perché il nostro carissimo sindaco ha voluto tutelare la salute pubblica, ecco qua: pulizia
degli ambienti, pulizia in ambienti sanitari. Questo qua è il circolare, non è che lo dico io, ve la leggo testualmente, no? E vi dice, allo stesso tempo, allora, la letteratura e diverse evidenze hanno dimostrato che il coronavirus, inclusi i virus responsabili, bla bla bla. A un certo punto vi va a dire che cosa bisogna utilizzare, vi invito a scaricarvela, è la circolare del Ministero della Salute 22.2 del 2020. Ci è voluto un po' per trovarla, ma l'abbiamo trovata. Allora, ci dice esattamente, allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivi da adeguate procedure di sanitizzazione che includono l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio, e ti dice le percentuali, etanolo, perossido di idrogeno e quant'altro. Allora, ci sono tutta una serie di cose che vengono elencate mica dall'avvocato Antonio Cantini. Marco, le hai scritte tu queste cose? Assolutamente no. Marco, non è che le hai scritte tu? Assolutamente non è che le hai... Non è che... no, perché può darsi che qualcuno possa pensare che qui ci sia un agguato all'amministrazione comunale di Andalucente. Ragazzi, così non è. Non è, perché per fare gli amministratori, ok, non è semplice. Neanche per fare opposizione non è semplice. Che noi ci abbiamo dovuto prendere tre ore post lavoro, anzi abbiamo staccato un poco prima dal lavoro, per capire se questo atto fosse legittimo o meno. L'atto è legittimo, però vi dico una cosa di più: il sindaco è andato oltre quello che prevede la normativa. Il nostro sindaco, cioè, prima di fare una cosa del genere, avrebbe potuto consultare gli addetti ai lavori e chiede, perché oggi gli addetti ai lavori dovranno sobbarcarsi di una spesa che la normativa non prevede, ed è quello il punto. Al di là del disagio che abbiamo creato ai genitori che quest'oggi hanno dovuto chiedere un permesso al lavoro, o qualcuno ha dovuto chiedere qualche giorno, un giorno a proprio datore di lavoro, sì, sotto altre forme, che può essere un ferie, permessi non retribuiti, che sarebbero i roll. Vabbè, non andiamo nel tecnico. Cioè, noi oggi ci ritroviamo che ad essere penalizzati sono anche le scuole per l'infanzia sul nostro territorio. Io non ne conosco tantissime, però mi rivolgo a tutte voi, vi siamo vicini, e quando oggi ci avete tempestato di chiamate, noi ci siamo messi all'opera per capire, cioè, qual era la ratio. La ratio è che nel momento in cui nell'ordinanza sindacale vi è al secondo punto dell'ordinanza, chiede espressamente il sindaco: i proprietari e amministratori dei nidi e asili nido, successivamente alla sanificazione dei locali, quindi chiede espressamente la sanificazione e non l'igienizzazione, e poi vi dico il perché, cosa cambia, a proprie spese, trattandosi di luogo privato, sono obbligati ad esibire la dovuta certificazione di avvenuta sanificazione alla Polizia Municipale del Comune di Trento Laducente, sotto pena l'applicazione di sanzioni previste per legge. Ora, io voglio vedere nei protocolli, in quale protocollo c'è l'obbligo di depositare la certificazione di avvenuta sanificazione, quando nel protocollo del Ministero parla di cronologico che deve tenere la struttura, quale soggetto abilitato alla... No, qual è il soggetto abilitato alla igienizzazione dell'ambiente? Questo è il punto. Oggi le nostre strutture sono obbligate ad andare da un soggetto terzo e pagare, nonostante alcuni di loro abbiano sborsato fior di quattrini per avere in loro dotazione igienizzanti per i loro uffici. Perché? Perché quando si parla di sanificazione e quindi non di igienizzazione, l'unico soggetto abilitato a sanificare è una ditta specializzata
ai sensi del DL numero 7 del 31 gennaio 2007. Grazie. Grazie veramente. Allora, se spero di essere stato chiaro ed esaustivo sulla questione. Ora non si va nel merito dell'ordinanza, se può essere fatto, è logico che è nel suo potere poterla fare in questi termini, nei termini in cui sospende per 3 giorni per dare un aggravio ulteriore a chi? A imprese che già sono state martoriate nel periodo di marzo, aprile e maggio, dove a causa del lockdown sono state chiuse, quindi voi sapete per una scuola per l'infanzia cosa può essere, oltre danno anche la beffa. Non solo si sono visti, non solo abbiamo i genitori che oggi si sono visti all'improvviso di domenica alle ore 8 a vedersi un comunicato stampa che all'indomani non gli avrebbe consentito di avere la loro normale giornata, ma le loro scuole si sono viste aumentare anche le spese di gestione, che quindi hanno dovuto adesso incaricare una ditta specializzata per pagare. Quindi l'ordinanza si è tardata a farsi aspettare, mi ricordava bene Marco, però come ci hanno detto è tardata ad arrivare perché c'è stato una sorta di confronto con le realtà presenti sul territorio e quindi almeno questo nella meno drasticità dell'ordinanza di questo almeno possiamo esserne contenti per la meno drasticità della, ma comunque resta un provvedimento che per noi non doveva essere fatto in questo momento, ma non perché siamo opposizione, ma perché riteniamo che i protocolli adottati al Ministero della Salute e al Ministero dell'Istruzione siano protocolli idonei a far andare avanti il percorso formativo. Pubblicai un video di mio figlio nel quale a sua insaputa lui diceva che la scuola è importante, ma è importante non perché i genitori poi non sanno che cosa fare con i figli a casa, è importante perché per loro è importante andare proprio a scuola, l'interazione, lo stare con gli altri, il poter crescere e di sicuro in un momento storico come questo qua del Covid, cioè dare ulteriori sbalzi a questi bambini che prima si vedono andare a scuola, cioè la scuola parte in Italia, poi non vanno, poi stanno 2 mesi a casa, poi rivanno a scuola e poi li distoppiamo, cioè stanno affrontando già la situazione, Marco, come la vedi? La situazione psicologicamente per i bambini praticamente è un po' particolare. Già per te è un tema molto vicino quello della scuola. Sicuramente i bambini già sapevano che praticamente oggi era lunedì, dovevano andare a scuola. Che poi Marco farci capire questa cosa per loro è stato... Marco stamattina osservava una cosa importante, cioè dice noi chiudiamo le scuole, però poi nei parchi, cosa succede nei parchi Marco? Ci sono i ragazzi che giocano, praticamente i bambini non vanno a scuola, poi dopo si ritrovano tutti quanti a giocare nei parchi pubblici, e i parchi non sono stati chiusi, Sì, tutti i figli oggi amano la scuola. Amen, è una cosa positiva per tutti noi. Grande Michele, sì, è vero. I bambini amano la scuola perché fortunatamente siamo una generazione che li invoglia ad andare a scuola. Quindi, voglio dire, è una cosa positiva per tutti noi. Ragazzi, io spero di essere stato esaustivo nell'esplicarvi la cosa. Se avete qualche dubbio, ditemelo adesso o tacete per sempre. ci abbiamo tenuto a fare un video in diretta perché gli elementi erano tanti e scriverli poi poteva scocciare qualcuno a seguirli. Comunque questa è la nostra posizione, una posizione netta sull'ordinanza. Non è un... Carissima Mary, buonasera a te. È un... Ci sono varie linee di pensiero da questo punto di vista, non pensiamo che la nostra sia la migliore in assoluto, di sicuro riteniamo che il comportamento assunto dall'amministrazione comunale
non sia in linea con quanto ci siamo promessi. Ci siamo promessi di avere un atteggiamento collaborativo, ma se per collaborazione si intende quello di accettare qualsiasi cosa l'amministrazione faccia, beh ragazzi, siamo su due pianeti. Marco, come la vedi? Come la vedi? Siamo su due pianeti completamente diversi. Quindi auguro una buona serata a tutti voi e vi saluto. Un abbraccio. Buonasera. Buonasera.